Borsa. Che countdown, che impegni. Non so da dove prendervi, ragazzi, non si vede. Lascia perdere, a me scansa. Faccio la ripresa magari prima, appena iscritti. Dai. Il problema è che non vi vedo. Dove siete? Io prendo 13, dammi l'11. Che numeri sono? 14 e 11. Sono completamente terrorizzato. Allora, ragazzi, mi contate le vostre impressioni. Dopo! No, no, adesso. Chi sopravvive le racconterà dopo. Paolo, lei cosa mi dice? Ora si racconta. Pensavo. Ho paura, ricordo. E Davide dove è andato? Ma lui è più alto, arriva la fine. Tanto ti becco lo stesso, eh. Ecco, questo qui mi è passato davanti, ma non fa niente. Questa sarebbe la visione dal basso del ponte da cui si buttano i nostri folli amici. Notare bene, questi sono gli omini. Questa è tutta il percorso che devono fare. Questa è la pesca. E qui c'è il mio signor marito, scoppiato dal caldo, che non ne può più. Mi fa anche le beffe. Aspetta che vengo lì e ti prendo, poi vedi. Questo dovrebbe essere Davide, che sta per buttarsi, ecco Paolo. Riprendo, riprendo. Sono prontissima. Ecco il fulminato, tutta fretta. Ci allontaniamo un po' così ci godiamo tutto il salto. Dun 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 dun. Beh, sarà il ripensamento dell'ultimo minuto. Eccolo, ecco che sta arrivando. Uno, due, e non si butta ancora. Che si appresta. Qui anche i pesci stanno a guardare, ma lui non viene. Davide in questo momento, e poi chissà se è Davide, da qua non si vede proprio niente. Lasciano lì a penzolare come un salamino. Ehi, volete mandarlo giù?
tanto il qua che ho fatto prima non era Davide a essersi lanciato. Davide è questo qui. Spero. Eccolo! Yuppi! Divertente. È giù. Mi è scappata la pausa, scusate tanto, non volevo. Un occhio dentro questo mirino, ma non importa. Abbiamo ancora 20 minuti di registrazione, magari non me ne frega niente, però qualcosa devo dire. Mi girava la testa. Oh, questo qui dovrebbe essere il nostro Paolino. Salta! Sì. Salta te! Vediamo un po' se segue il nostro consiglio. No. Per il momento. Anche lui ci ripensa, mica scemo. Che torna indietro. Non lo fa. Eccolo qui. Oh, Paolo pesa più degli altri, è sceso di più. Moglie prende un coccolone. Della povera Cinzia. Ma qua sono in basso sto qua, oh. Ma io ho rimbalzato meno, eh. No, sai. Bravo! Ma sai che a vederlo da lassù, sembra che con l'elastico arrivi quasi più alle cose. Infatti, invece... Ti sembra un salame lì che fa su e giù. mi sa che il nostro Paolino è quello più pesante di tutti. Bravo, Davide sarà 40 kg. Oh. Ecco, mi sono ripresa le ginocchia, sono contenta. Sì, abbastanza. Allora. Ecco qui la Mauretta che si appresta a fare il salto. Eccola lì. Vediamo un po'. Si butta. Buttati!
Un po' di tifo, ragazzi, forza! Dai! Oh! Oh! Eccoli, eccola! Eccoli. Brava! Non urla nemmeno! Ah sì! Prima guarda che urlare mentre lì ti sta scoppiando la testa è casino. Sembra un aquilotto la Mauretta. Oh, dove va? Ah, dai, è leggerina e rimbalza poco. Dai, insomma. Che giù qua. È quella che ci ha pensato meno di tutti, ragazzi. Noi signorine siamo più coraggiose. Più ragione, sai. Tanto quando sei lì, voglio dire, non è che hai molta scelta. Se torni indietro sarà più guarda di me. Già. Ma tu com'è che ti chiami? Paolo. Paolo! Ti sei presentato? No. Scusami. Piacere. Guarda, sei stato Davide fino adesso, quindi. Ah, Ma me prendo un crampo al collo, penso che lo smetterò. La mollano più. Faccio un po' di 100 metri senza farmi un delitto. Adesso da qui dovrebbe comparire il Paolo. Se non è questo Paolo, ma è l'altro. Eccolo qua. E va in modo che la pensa anche gratis. Ma l'invito passa più in realtà, no? Stappa, venga qua e mi conti. Sono una bregata. Ma mi sembrava di sentire un certo lezzo, però non sono mica... Io ho preso il traffico. Non può, però mi ha veramente incazzato, la corda qui. Ho fatto la schiena e mi chiede. E io mi giravo e mi faceva... Tirava di fuori la vita e mi faceva male, non le posso. Ma tu mi hai dato. Arrivano gli altri due? No. Ecco i piccioncini che stanno arrivando. Eccole lì, la Maura si è fatta male. Ha volato per 100 metri. Si è molto fatta male. Ora dovrebbero comparire. No, no. Non compaiono, ma come mai? No. Non arrivano. Comunque sei quella che ci ha messo meno a buttarsi, Sì. Questi ometti lì facevano finta di niente, aspettavano. Ma senti, la tua metà dove è andata a finire? Eccolo! Allora, come vi sentite? Lo fareste di nuovo? Vabbè, su, andate che vi aspetto qua. Ma qui c'è qualcuno che non c'entra niente, ma non fa niente. Ivano, perché non ci provi anche tu? Non si fanno questi gestacci in televisione! Milioni di persone, ma sei maschio, con spese di... Spese di altra, sei rimasto lì a guardare, a commentare le decisioni che fanno, non è vero!
Che fisico! Ma mi sa che finisce la batteria, vi saluto. Guarda, l'arto minale. Andiamo a mangiare adesso. Va bene. Allora, lupo tanto, andiamo anche a svuotare le tasche e qualcos'altro. Allora, questa ragazza qui è quella che ci ha fatto queste stupende immagini e questi stupendi commenti. Bisogna ancora vedere. I commenti andavano bene. Ecco, vedi. Ciao, ciao. 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 Salutiamo anche le mogli, vai. Ciao, Cinzia. Ciao, Cinzia. Ciao. Sì, ma adesso come faccio a staccarlo? Non lo so. Devo schiacciare di nuovo. Ripigia.